carissimi amici di Discovery, buonasera, un caldo e gioviale saluto da parte mia, da parte di Giovanni Rita, e dove avrei piacere di portarvi quest'oggi. Dunque siamo nel Rione Monti, penso che già dai primi fotogrammi sia stato facile capire esattamente dove ci troviamo. Quello è una delle torri angolari, diciamo così, della Villa Aldobrandini. Lì in quella direzione c'è Largo Magna Napoli, che appunto conduce a Via Nazionale, Via 24 Maggio e salendo verso il Quirinale. E adesso ci troviamo praticamente sulla salita del Grillo. Salita, vabbè, per noi discesa, diciamo, perché la faremo al contrario. E quest'oggi avevo pensato di mostrarvi un elemento molto particolare di cui, a dire il vero, nella nostra città esistono numerosissimi esemplari, un elemento intimamente connesso con il cuore della nostra città, con il centro di Roma. E adesso ci andremo, prima però, visto che insomma ci troviamo qui, questa cosa, diciamo, questa sorpresa che vorrei farvi si trova a due passi da qui, ho pensato insomma di anticipare appunto questa piccola scoperta con un breve tragitto, considerando che ogni angolo di Roma veramente meriterebbe degli approfondimenti specifici, particolari. Comunque eccoci, noi siamo qui, scendiamo, ripeto, al contrario la salita del Grillo, davanti a noi questo palazzo giallognolo. È il celeberrimo palazzo del Grillo, nel quale si abitò realmente il marchese del Grillo, un nobile marchigiano di Fabriano, se non ricordo male, vissuto qui nel XVIII secolo, che sì, come ci riporta il film di indimenticabile di Monicelli, ne combinava di cotte e di crude. Vedete la torre del Grillo, qui ci troviamo praticamente alle spalle dei mercati Traianei. Lì c'è la terrazza domizianea sulla quale sventola appunto la bandiera dei Cavalieri di Malta. Ci facciamo questa bella passeggiata. Io, ragazzi, non stavo benissimo, avevo un piccolo principio di influenza, eppure mi basta venire qui da queste parti per ritemprarmi, e è bastato, ecco, parcheggiare il mio scooter praticamente a pochi metri da qui, scendere, fargli due passi e subito sono tornato di buon umore. Allora passiamo sotto l'Arco dei Conti e ci troviamo sulla piazzetta del Grillo. Eccoci, dunque, qui c'è l'ingresso alla sede del Sovrano Militare Ordine di Malta. Qui tra l'altro c'è l'imbocco per questa passerella che, come sappiamo bene, conduce, diciamo così, ai fori imperiali. Quello è già il foro di Traiano, l'ultimo aperto cronologicamente, ma insomma noi andiamo da un'altra parte. Continuare in quella direzione insomma ci richiederebbe troppo tempo, ma prima o poi andremo anche lì, non vi preoccupate. Dunque noi proseguiamo la nostra camminata. Questo elemento, questo blocco imponente, è il cosiddetto muraglione della Subura. Mi allontano un po' per inquadrarlo meglio. Alle spalle di questo muraglione vi è praticamente il foro di Augusto, e Augusto stesso fece innalzare questo muraglione alto più di 30 metri per dividere appunto il suo foro al quartiere che stava da quest'altra parte dove ci troviamo noi, che era là, insomma, si andava da qui verso la Subura, il quartiere popolare, più popolare, insomma, che era un po' l'anima appunto della città. E così Augusto pensò bene di dividere il complesso del suo foro da questa parte, anche e soprattutto per via dei numerosi incendi che qui si verificavano. È incredibile, io trovo incredibile ogni volta venire qui e trovare questo
questo elemento così imponente è praticamente ancora intatto, sì, nel quale ovviamente nel corso dei secoli sono stati innestati elementi non proprio, diciamo così, afferenti alla sua prima destinazione, come questi che sto inquadrando, ma questo è il muraglione eretto da Augusto nel primo secolo, incredibile. Guardate com'è conservato, che ovviamente allora si trovava ad una quota molto inferiore rispetto a quella dove noi oggi camminiamo. Ecco, vedete? Questo primo elemento non è quello che volevo, che voglio mostrarvi, che vi mostrerò, ma è comunque uno degli esemplari. Guardate un attimo. È uno degli esemplari, insomma, di questo elemento architettonico, se ci può dire così, o comunque sia religioso di arredo molto particolare che contraddistinguono Roma. Che cosa sono? Sono le cosiddette Madonnelle, dette anche Madonne Stradarole, che si trovano ad alcuni degli incroci, appunto, dei rioni e dei quartieri del centro storico, non so se la sto inquadrando, così, e alle quali i romani di una volta erano molto legati, qualcuno anche adesso, ma insomma, è molto raro trovare qualcuno, qualche romano, insomma, che si è raccolto in preghiera sotto queste immagini. Qualcuno di molto avveduto una volta disse che camminando per Roma, passeggiando per Roma, per cogliere con maggiore profitto, diciamo così, tutte le meraviglie che la città ospita, è bene camminare con lo sguardo rivolto verso l'alto, no? Verso il cielo. Ed allora sì, si scopre quasi un altro mondo, quasi un'altra città. Allora, dunque, questa è una delle Madonnelle, una delle tante Madonnelle. Mi sembra che uno degli ultimi calcoli che è stato fatto arrivò ad individuarne ad oggi superstiti circa, se non ricordo male, non vorrei sbagliare, tra le 250 e le 300, ma insomma erano molto di più. Quelle che noi oggi possiamo ammirare sono quasi tutte dal secolo XVIII in avanti, ecco, quelle che sono sopravvissute, insomma. Qui si apre l'arco dei Pantani. Qui vale davvero la pena affacciarsi un attimo, vediamo se ci riusciamo. Vedete queste colonne gigantesche? Sono le colonne del tempio di Marte Ultore, innalzato da Augusto nel proprio foro. Tempio che Augusto appunto aveva fatto voto di erigere alla vigilia della battaglia di Filippi dell'anno 42, qualora fosse riuscito a sconfiggere Bruto e Cassio, coloro i quali insomma erano stati decisivi nella congiura contro Cesare. Sappiamo tutti come andò quella battaglia, Augusto la vinse e quindi insomma dopo qualche anno eresse questo tempio. Tempio di Marte Ultore, che infatti significa cultore, significa vendicatore. Vedete, poi qui ci sono tutti gli altri elementi che, insomma, sicuramente tutti per noi familiari. Si intravede in mezzo a queste due colonne il complesso del Vittoriano. Poi da quella parte, superando la zona dei fori imperiali, andiamo verso il Foro Romano, quindi la Curia Iulia. Poi a destra di essa il campanile di San Lorenzo in Miranda, che affaccia sul Foro Romano, insomma. Beh, questo è il cuore pulsante, ragazzi, della nostra civiltà. Vediamo se riesco a inquadrarmi con alle spalle le colonne del Tempio di Marte. Allora, siamo arrivati a destinazione. Siamo arrivati a destinazione. Qui c'è la via Baccina, chiamata così perché qui molto tempo fa la famiglia dei Baccini aveva delle proprietà, e parte da qui e arriva fino a
a Via dei Serpenti, praticamente dall'altra parte, quindi alla zona della, della di Santa Maria dei Monti, diciamo. Adesso mi mette sotto ed eccoci qua, eccoci qua. Questa è la Madonnella di Via Baccina, conosciuta anche come Madonnella dell'Arco dei Pantani o la Madonna dell'Arco dei Pantani, appunto perché si trova praticamente adiacente all'Arco dei Pantani che abbiamo visto adesso. E questa Madonnella è una storia molto particolare, vediamo, avviciniamoci un po'. E questa, se non sbaglio, è una di quelle insomma più antiche, anche se vedete purtroppo non è conservata benissimo. Allora, avviciniamoci un attimo, leggiamo questa targa. Qui c'è una targa applicata da Pio VI nell'anno 1769, ma la sua dedicazione, la dedicazione di questa edicola votiva è, insomma, diciamo così, è, se non ricordo male, è precedente, comunque sia nell'anno 1769, giorno 18 febbraio, appunto come, come recita questa targa, appunto la santità di Pio VI concede a tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso indulgenza di 200 giorni applicabile ancora alle anime del purgatorio ogni volta che devotamente e con il cuore almeno contrito reciteranno le litanie della Beatissima Vergine avanti questa sacra immagine. Ok, perfetto. Perché però questa Madonnella ha una storia molto particolare? E adesso ci arriviamo. Adesso ci arriviamo. Dunque, questa targa fu applicata, c'era data, nell'anno 1796. E chi ha un po' di mestichezza con la storia saprà che quello è stato l'anno in cui, in seguito agli sconvolgimenti della rivoluzione francese, la rivoluzione iniziò ad essere esportata anche fuori dai confini francesi. E il 1796 è l'anno in cui gli eserciti napoleonici invasero lo Stato Pontificio. Allora, che cosa successe? Successe una cosa molto particolare ed è quella di cui io oggi avrei piacere di parlare. E successe che qualche tempo dopo l'applicazione di questa targa di Pio VI, perché quella recita febbraio 1769, insomma con le epigrafi non si scherza, sappiamo che sono delle fonti documentali molto importanti, tra le più importanti, questa beh, insomma, è piuttosto recente, quindi non è che ci sia neanche chissà quale bisogno di approfondire la ricerca, diciamo così. Comunque sia, febbraio 1769, qualche mese dopo lo Stato Pontificio viene invaso e gli eserciti francesi guidati da Napoleone ovviamente porteranno in Italia, nella retrograda Italia pre-unitaria, una ventata di progresso della quale francamente io credo tutti gli italiani da nord a sud, a est a ovest, isole comprese, sentissero un grandissimo bisogno. Progresso contraddistinto da omicidi generalizzati, esecuzioni sommarie di chiunque avesse osato ribellarsi all'invasione straniera, stupri di massa, uccisioni di sacerdoti, devastazioni di chiese, profanazioni di reliquie, violenze sessuali nei confronti di monache di clausura, insomma veramente fu un periodo veramente veramente devastante. Quando però Napoleone arrivò proprio lui personalmente in Italia, nelle Marche, che allora evidentemente facevano parte dello Stato Pontificio, non ricordo se nell'agosto o nel settembre del 96, francamente non ricordo il mese, comunque insomma diciamo qualche mese dopo rispetto alla targa che abbiamo visto adesso, e Napoleone era piuttosto contrariato, perché evidentemente tutta la rivoluzione, Napoleone stesso, erano mossi da un furore ideologico anticattolico, da un odio nei confronti della Chiesa e di tutta la cristianità, che poi evidentemente, come sappiamo, è l'elemento
principale di quasi tutti i moti rivoluzionari che si siano avuti da lì in avanti, è proprio la rivoluzione che proprio per sua formazione, per sua connotazione ontologica muove in guerra a Dio e alla verità. Napoleone era piuttosto contrariato perché arrivando in Italia, arrivando nello Stato Pontificio, diciamo così, era venuto a sapere di una storiella, di una sorta di leggenda che qui che nelle Marche, diciamo, era iniziata a circolare, cioè si diceva che prima dell'invasione appunto degli eserciti francesi alcune immagini della Madonna nello Stato Pontificio, ma nel particolare nella città di Roma, avevano iniziato a muovere gli occhi. Quindi insomma siamo alla presenza di un vero e proprio miracolo, cioè una bestemmia enorme per Napoleone e per le persone che si portava appresso, imbevute evidentemente di ideali illuministici, insomma, che consideravano la devozione, soprattutto quella popolare cattolica, nient'altro più che una superstizione barbara da rigettare, insomma, con quanta più convinzione possibile. E in effetti anche a Roma iniziarono a registrarsi dei fenomeni piuttosto strani. Cioè, successe che, arriviamo al punto, vado a chiudere perché insomma, succedeva che alcune di queste madonnelle, come questa che abbiamo visto, ma sono veramente tante, io ripeto, mi permetto di avanzare un invito, quando camminate nel centro di Roma alzate gli occhi perché ce ne sono tantissime, alcune veramente, veramente bellissime. Capitò che alcune di queste madonnelle, di queste immagini, iniziassero a muovere gli occhi. A muovere gli occhi, veramente prendevano vita, si animavano, alcune li aprivano, li chiudevano, altre muovevano, cambiavano la posizione delle pupille, alcune addirittura cambiavano di colore. E tutto questo è riportato in un libro molto bello, molto importante di Irino Camilleri e Vittorio Mozzori del 2001, che si chiama Gli occhi di Maria, che racconta proprio di questa di questo fenomeno incredibile, inspiegabile, che si verificò. Loro due riportano, dopo aver fatto delle ricerche di archivio davvero minuziose, riportano tutto, dati, date, stralci di interrogatori, perché molte persone vennero, quasi tutti i testimoni vennero interrogati in primis dalla Chiesa, e al contrario di quello che si potrebbe pensare, alcuni prelati allora, anche molto, insomma, di rango abbastanza elevato, tendevano a nascondere la cosa, a soffocarla, perché temevano che per questo Napoleone potesse inalberarsi ulteriormente, cosa che poi puntualmente avvenne. Ma la cosa molto interessante è che si sa, anche questo è tutto registrato, tutto documentato, si sa di individui non solo cattolici, anzi molti anche apertamente anticlericali, massoni, che furono testimoni di queste, di questo fenomeno, e che rimasero quasi impietriti, perché sai, succede a un cattolico, arriva sempre il buon tempone di turno che accusa il cattolico di essere, non lo so, soggiogato, non lo so, disturbato dal punto di vista psichiatrico. Quindi la cosa potrebbe essere facilmente, diciamo così, fatta passare in cavalleria, come puntualmente successe. Ma quando questo avveniva con individui che, ripeto, non erano neanche credenti, anzi che avversavano la cattolicità con tutta la loro forza ed erano i primi a rimanere così interdetti, beh, allora la cosa si faceva un po' più complicata. E questa fu una delle madonnelle che mosse gli occhi, per questo ho voluto portarvi qui. È una delle madonne stradorole alle quali io sono molto legato, forse quella a cui sono legato molto di più. Senza dubbio è una di quelle alle quali io sono legato molto di più personalmente, ma questa è una considerazione, ripeto, assolutamente personale. Anche la collocazione è geografica, noi praticamente abbiamo questa madonnella a forse 15-20 metri dal basamento del Tempio di Marte Ultore al Foro di Augusto. Quindi probabilmente da uno dei centri che, come pochi altri, forse come nessun altro, arrivò a rappresentare la potenza di Roma,
appunto abbiamo questi due elementi a così breve distanza, come se in un certo modo volessero offrirci una continuità, un passaggio appunto dalla Roma prima di Cristo alla Roma dopo Cristo. E adesso dico prima di Cristo e dopo Cristo non solamente dal punto di vista cronologico, ma proprio dal punto di vista antropologico, ecco, se posso dire così. La Roma dei Cesari a un certo punto incontrò la sua fine e la sua eredità venne raccolta, custodita ed offerta oggi a tutti noi dalla Roma dei Papi. Allora, un ultimo episodio per chiudere questo racconto, poiché lo trovo assolutamente singolare, credo sia un dovere raccontarlo. Anche questo è narrato nel libro che ho citato poco fa, quando Napoleone, dicevo, arriva nelle Marche, entra nello Stato Pontificio, si reca nella locale cattedrale di San Ciriaco. Perché? Perché lì era conservato il dipinto della Madonna, dal quale appunto si diceva che questo fenomeno avesse avuto inizio, cioè quel dipinto conservato in quella cattedrale fu il primo, secondo testimoni, fu il primo che mosse gli occhi. Allora Napoleone entra in questa cattedrale, possiamo immaginare quale fosse lo stato d'animo che lo tempestava, lui anticlericale, anticattolico, mosso da un odio, ripeto, irrefrenabile verso la religione cattolica, chiede che gli venga portato questo quadro, glielo portano, lo prende e la Madonna lo fissa, muovendo gli occhi. Ripeto, questi sono tutti fatti documentati. E la Madonna lo guarda, lui sbianca, e riportano le fonti dell'epoca che lui sbiancò, ci mancò poco che appunto che svenne, gettò questo quadro ed ordinò che venne bruciato. Poi però ci ripensò e si accontentò, ordinò che venisse invece che bruciato, che si accontentò di farlo coprire, insomma di far sì che non fosse più visibile, più visitabile. Ecco, io ho ritenuto interessante raccontarvi questo aneddoto, chi vuole ne tragga, diciamo così, le considerazioni che ritiene più opportune, soprattutto in un periodo storico come il nostro, nel quale insomma le offese prima che alla Chiesa e alla religione cattolica, al diritto naturale, alla vita, vengono mosse con una violenza inaudita. Allora io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e invito chiunque ne abbia piacere, chiunque volesse rimanere aggiornato con questi video, ad iscriversi al mio canale che si chiama Giovanni Rita, insomma facilissimo trovarlo. Vi invito a condividere questo video se vi è piaciuto sui vostri canali social, su Facebook, dove volete, e vi invito a continuare a seguirmi. Grazie a tutti, alla prossima!